Abbiamo 143 monete. Io volevo potenziare le combo, ma a questo punto farei invece che 50 monete le diamo alla panciata e 50 monete le diamo all'altra panciata, quella di contrattacco. Ci rimangono 43 monete. Te, per quelle poche volte che abbiamo usato le armi, magari ci va di culo che le troviamo più avanti qualcun'altra. Proseguiamo. La leggenda del guerriero dragone ha molti colpi di scena. Il viaggio del guerriero lo portò attraverso molte prove e molte terre, dove affrontò molti nemici. Nonostante si dica che abbia vagato attraverso terre desolate e sulle impronte di altri meno potenti e meno magnifici eroi caduti, Certo. il suo coraggio non venne mai Tiratela meno. ancora un po', Così come po'. non vennero meno la sua grandezza o la sua resistenza, si dice fosse inarrestabile. Fu una forza distruttiva, Sì. Esatto. inarrestabile, di incredibile maestria nel Kung Fu! Dovresti tirartela un po' di meno, nonostante tu sia il protagonista e sappiamo tutti che andrà bene. L'episodio di oggi è I segreti delle sabbie. Affrontiamo dei cobra? Affrontiamo il Cobra Kai? Vediamolo subito. Nonostante il maestro del Kung Fu fosse accaldato, stanco e completamente Ma dove perso, cazzo è niente poteva finito? fermarlo. È finito in Arabia Saudita, po'. Ah, sono così deluso. Fame, fame. Chi è? Chi ti sta chiamando? Dove? Che? Alzati, Ah, il guerriero maestro! dragone. È ora di affrontare il tuo destino. Maestro Oogway, è davvero lei? Certo, perché me lo chiedi? Perché Oh, beh, sbrilluccica? sta tipo fluttuando e poi ha della roba fluorescente attorno. Sì? E poi c'è. Ehi, dove hai preso quel biscotto? Ma dai! Guerriero dragone, segui il tuo istinto. Segui il Segui biscotto. i biscotti. Il mistero di questo luogo ti sarà rivelato. Segui i biscotti, guerriero dragone. Biscotti alle mandorle, bene. Mi avete provocato e sono tutto vostro. Ti Sblocca il segreto dei luoghi dell'allenamento di Tai Lung. Libera quattro pietre di luna. Biscotti. Allora, qua c'è la rotolata. Ok, c'è qualcosa prima. A parte che questa zona 1 non sembra un deserto, 2 mi ricorda un po' le montagne innevate di Skyrim e la zona finale del DLC di del dipinto di Ar No, non del dipinto di Dark Souls 3, comunque la parte del dipinto. Eccomi arrivato. Ah, pensavo avrei dovuto fare tutto. Se ti perdi, segui le torce e ti mostreranno la strada fino alle pietre della luna. Inciampa per salire sulle rampe più corte. Quindi usale per prendere slancio e raggiungere le rampe più alte. Boia de! Senti a nonno! Allora, io intanto mi faccio un giretto prendendo i soldi. Ecco fatto. Oh, se il gioco non mi ha impedito di arrivarci per il momento vuol dire che posso. Questa che cos'è? Ah, già. La prima pietra della luna. Ma poi cosa sono? Dei sassi con dentro delle gemme? Comunque se ne è accesa un'altra, ce ne rimane solo una che è spenta, che è quella lì. Allora, facciamo un attimo con calma, perché io immagino che ogni sezione nasconda comunque. Esatto, nasconda degli oggetti. Dobbiamo però, giustamente. Ehi, tu.
volta. Dicevo, dobbiamo ovviamente girare per tutta la zona, se vogliamo prenderle. Vabbè che queste sono solo monete, per carità. Però io non le lascio di sicuro indietro. L'ho ucciso? No, è ancora vivo. Allora, aspetta. Fammi fare tutto il giro come si deve. Ma ci sono... Ah no, non è un tizio da salvare, ok. Basta? Sì, sembrerebbe di sì, perfetto. Tra l'altro, come dicevo, purtroppo sembra che ci siano poche zone con... No, dall'altro lato. Dicevo, poche zone con le armi. No, dall'altro lato. Io voglio... Voglio quelle monete e nessuno mi impedirà di averle. Come ho detto, fanculo tutto. Io i soldi ne ho bisogno. Più salgo sta zona, più davvero mi ricorda Skyrim. Mi ricorda tantissimo le zone innevate di Skyrim, questa zona. Tra l'altro sono anni che vorrei rifarmi una partita seria a Skyrim. Non ne trovo mai il tempo. Non trovo mai il tempo di dire dai, gioco a Skyrim. L'ultima volta che l'ho fatto l'avevo installato, ci avevo messo qualche mod. Poi neanche qualche settimana dopo è uscita la special edition. Ecco qua. Abbiamo usato le rampe più corte per salire. Ecco fatto. Bravo Po. Iniziamo, come diceva il maestro Ogway, a salire e a sbloccare tutti i sassi. Ora una fatta di topazio. Ecco qua. Tutunce. Che... Ah, ha abbassato le... Ah, ma ogni volta che finisco una pietra mi sblocca tutto il passaggio per prendere tutti gli oggetti della suddetta. Ok, io continuo a fare il giro per dove mi indica il key. Ecco qua. Venite a me. Mamma mia, che dolore atroce la panzata. Morti? Sì. Bravo, hai sbloccato un nuovo potenziamento. No, una nuova... Un nuovo collezionabile. Allora, questa non è una pietra, ma è solo una rampa di lancio. Ecco fatto. Tra l'altro questa mi sa che è esatta, era la pietra più difficile da prendere, visto che era l'unica che aveva il ponte principale rotto. Perfetto. Qua dobbiamo di nuovo cadere. Vabbè dai. Potevano anche risparmiarsela questa, per farsi mezzo metro. Allora, se scendo di qua non posso risalire. Questo vuol dire che ci torniamo dopo. No, 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 no. Ecco, bravo. Perfetto. Proseguiamo da questo lato. Questo tizio è caduto, quindi probabilmente cercherà vendetta nei miei confronti tra poco. Ok, immagino che per sbloccare questo fosse l'ultimo. Immagino che questo fosse l'ultimo da sbloccare. Per fortuna che non esiste il danno da caduta in sto gioco. Allora, aspetta. Ho un attimo bisogno di fare un po' di backtracking. Perché tipo lì, dove mi porta? Ah no, quella è solo una rampa per fare da... Da come dire... Cosa fai? Cosa fa? Da fare da rincorsa, insomma. Mi dà la spinta. Ok, forse adesso però si sono sbloccate tutte quante le porte. Cioè, sono sbloccate le principali.
Vediamo. No, non mi... Guarda, ci sono altre torce. Esatto, si è accesa finalmente l'ultima. Perfetto, e allora... Oh, esatto, prendi l'ultima moneta. Perfetto. Morti? Bravissimo, Po. Qua ora si rotola nuovamente. Oh, calmo. Ecco fatto. Soddisfatti eppure rimborsati. Qua non c'è nulla, vero? Non mi sembra. Dicevo, non mi sembra. Di qua. Dicevo, si scende nuovamente. Però da quell'altro lato c'è la pietra verde. Mi sa che ogni percorso ti può portare da una parte all'altra. Solo che adesso come adesso non mi serve a nulla andare dal... Ecco, basta, arriva un po'. Il dolore. Basta? Dall'altra parte. Oh, ma è farming continua di lupi qua. E infatti hanno smesso anche di dropparmi soldi. Va bene. Andiamoci a prendere la moneta verde. Ah, ma non è una rampa. Ecco fatto. Va bene. Stupido. Devo rifarmi il salto ora. Per fortuna che i passaggi tra una zona e l'altra mi hanno permesso subito di ritornare qua. Meno male. Allora, questa volta cerchiamo di non fare errori, dicevo, e prendiamocela subito. Ecco fatto. Grazie anche della moneta. Ora, io farei una cosa intelligente. Andrei a prendere queste monete e poi scenderei di nuovo di sotto per prendere l'ultimo che ci manca. Quindi saliamo qua sopra. Ecco. Fatto. A posto. Vai, Po, buttati di sotto. Allora, iniziamo da questo. Ecco qua. E ora andiamo da quest'altro. Tutto questo solo e solamente per prendere due soldi in più, Ecco fatto. Riscendiamo di nuovo di sotto. Risaliamo nuovamente da dove siamo arrivati. Solo per prendere la spinta e andare in quello mancante. Meno male che si autoindirizza poi. Ok, dobbiamo solo rifarci tutto il percorso. Ma ci siamo. Con questo finalmente sblocchiamo l'ultima pietra della luna di Taifuch. Tra l'altro questo attacco qua, questo qua della rotolata automatica, non quello che facciamo noi, a livello tecnico non l'abbiamo aumentato mai. Infatti il primo potenziamento, che palle, che fai, Po? Costa ancora 10. Ci costa ancora 10 perché non l'abbiamo mai toccato. Allora, siamo arrivati? Sì, finalmente. Anche l'ultimo è sbloccato. Dai! Così, 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 vai, vai, vai! E? Sì! Oh, un'arma! Finalmente il segreto del biscotto alle mandorle sarà svelato! Perché sei venuto qui? E Tai Lung? Eh sì! Ah, sei tu! Voglio dire, sei lui, voglio dire... Perché sei venuto al mio luogo di allenamento? Tuo... Oh... Perché... Sono venuto per i biscotti. Ehi! Allora, ci sono dei lucchetti. Sto bene. Sto molto bene. E ora sto molto male. Bene. Non sto bene. Lo sapevo. Distruggi 8 lucchetti trappola. Ok, allora,
Congratulazioni, ora è palla pazza. Ti hai premuto L2 per parare. Oh. Posso annullarla? Perfetto. Voglio quel bastone. Come ci arrivo? Come ci arrivo ai lucchetti, scusami? Ah, ecco. Va bene, quindi è una continua... È una missione continua di sopravvivi e poi aspetta la bomba per chiudere i lucchetti. Oh, a me frega un cazzo sto punto. Se tanto c'è tutto quel cibo, posso anche continuare solo con le botte. Vieni qua. Dammi quella bomba. Ecco fatto. A proposito di bombe e cose da lanciare, abbiamo 280 monete. Facciamo, ecco, uno può bastare. Ce ne mangono 250. Aumentiamo le combo basi. Ce ne rimangono 95, forse ci arriviamo. Anzi, aspetta. Se annullo questa, rimaniamo 130. Ok, al prossimo potenziamento potenziamo anche l'ultima combo. Potrei potenziare anche i calci in aria in realtà, eh. Gli attacchi in aria li abbiamo usati molto spesso. Ecco fatto. Vieni con me. Prendiamo l'ultimo. O meglio l'ultimo. Bravo, po. Allora mi serve un'altra bomba. O comunque a prescindere forse ci arriviamo a 150. Eccola qua. Ti sta bene. Con la porta chiusa in faccia. Nonostante tutto, Po se la sta cavando alla grande. Vuoi che sono anche bravo io a gestirlo, ma... Combattiamo Tai Lung? Ne dubito. No, non mi aspettavo il grande lupo cattivo io. Grande lupo cattivo che... risponde con... con la distruzione della mia difesa. Va bene, vuoi le botte? Ma un calcio ti è bastato. Oh, sono bravissimo. Non c'è dubbio. Sono troppo bravo per loro io. L'ultimo manichino. Il manichino supremo. No, in realtà credo sia la stanza dove Tai Lung si allenava da cucciolo, tipo. Wow, mappe e altra roba strategica. Grande. Non ci credo. La presa delle dita Wuxi, perfezionata dal maestro Wuxi durante la quarta dinastia. Che ci fa qui? È per te, guerriero dragone. È lei, maestro Oogway? È ora di affrontare il tuo destino. Quindi, niente biscotti, vero? Ehi! Beh, allora, io continuo a dirlo. Ad ora l'unico livello che abbiamo mancato è quello schifosissimo livello in volo. Per il resto, stiamo andando alla grande.